Ho avuto la fortuna di, nel momento opportuno, di fare parte della Ferrari, quando la Ferrari stava per diventare quello che è diventato. Quindi sono vissuto in un ambiente dove la parola macchina era un simbolo di qualcosa che era molto di più qualcosa di quattro, con le quattro ruote. Quindi le macchine che abbiamo fatto sono sempre state, nella maggior parte dei casi, il risultato di un pensiero comune, di un desiderio di una squadra che discuteva di queste cose e alla fine diceva: la facciamo così. Magari qualche volta non l'abbiamo fatto proprio come lo volevate voi, però qualche volta ci abbiamo preso. Perché, per esempio, io vi posso dire che c'è una delle macchine Ferrari che è la T, che è quella che ha il cupolone con la presa d'aria per il motore bianca, che è lo sviluppo di una macchina precedente molto simile. Quella macchina lì ha meritato, diciamo, il sì di mezzo mondo. Quando dico mezzo mondo intendo dire gente che si interessa di vetture, progettisti, eccetera. Noi siamo stati molto orgogliosi di aver ricevuto da uomini del mestiere tante frasi positive grazie a quella macchina lì. Quella macchina lì per me rappresenta lo spirito della Ferrari degli anni belli, quando la Ferrari è diventata la Ferrari. Io vi ricordo che la Ferrari praticamente è diventata la Ferrari a partire dagli anni 1960-1980, più o meno quelli sono gli anni in cui la Ferrari è diventata. Quindi, Mauro, per farci capire bene, il tuo gioiello della corona era 312T? Sì. Quella lì, se tu dovessi dire... Avete visto che sta smontando tutto? Sì, perché io mi emoziono quando sono vicino a lui. E invece, dal punto di vista umano, il pilota con il quale hai amato di più lavorare, cioè quello che anche al di là dei risultati, voglio dire, che ti dava maggiore gratificazione nella relazione tra ingegnere, progettista e driver, chi è stato? Ma dunque, da un punto di vista globale, sicuramente Nick Lauda, perché al di là della simpatia e dell'antipatia era un uomo di squadra. Sapevamo che se gli davamo una macchina competitiva e la corsa gli lasciava un buco aperto per poter vincere, Lauda non l'avrebbe consumato. Quindi era un uomo di squadra, per cui dovevamo tenere presente principalmente questo. Forse da un punto di vista umano aveva del qualche pecca nei riguardi di gente che lavorava per lui, anche, ma anche per gli avversari. Invece l'uomo per cui, da un punto di vista umano, noi siamo stati estremamente vicini a lui, pur senza avere nessun risultato concreto, è stato Hammond, il quale però Hammond ha insegnato a tutti i meccanici Ferrari un modo di lavorare che rendeva moltissimo. Lui poi aveva la capacità di correre, essere sempre là davanti, e poi quando mancavano due giri alla fine entrava e diceva: tu sai, a proposito di Hammond, quello che disse una volta un altro tuo caro amico Mario Andretti, che disse: Hammond è talmente sfigato che se aprisse una cosa di pompe funebri la gente smetterebbe di morire. Perché, no, come hai ricordato tu, almeno in Formula 1 non è mai riuscito a raccontare a cosa succedeva ad Hammond quando, scusate, sono un po' raffreddato, quando non riusciva a vincere Gran Premi che aveva condotto in testa, diciamo, per il 95%. Ce n'è uno che è quello che fu corso a Madrid, un particolare, ma ce ne sono degli altri. Quello lì, lui era in testa, ma con un margine incredibile. A un certo momento non lo vediamo più passare, ci voltiamo e lui dal di dietro arrivava togliendosi i guanti. E io ho detto: ma cosa è successo? Non c'era pressione benzina. Allora il nostro capo meccanico, che i capi meccanici hanno sempre i martelletti, andò là, fece così, tum, sulla pompa, e la pompa fece tu, 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 e lui mise in moto il motore, e la macchina venne al box. Quello era Chris Hammond. Altro episodio di Chris Hammond,
che io ricordo volentieri con tristezza e con amore, scusatemi se dico questo. Corriamo il gran piano di Rouen e Jack Hicks, che era una delle prime volte che faceva parte della squadra, vince per un insieme di motivi che non sto a raccontare. Lui aveva montato le gomme d'acqua quando tutti le avevano da sotto e nessuno diceva che pioveva, invece uno, due, tre pronti via, l'acqua venne giù e lui, che aveva le gomme d'acqua, andava gli altri più in distanza. Comunque, lui vince il gran premio, io passo vicino al nostro camion e sento come uno che col martello desse dei colpi tum, tum, contro la lamiera. Eravamo con la testa che dava e diceva: ma che cosa è successo? Allora, guarda, io non lo so, ma devo avere qualcosa di sbagliato. Dice: qui arriva uno che non sa neanche guidare, vince il gran premio, io non ci sono ancora riuscito in tutti questi anni. Senti Mauro, avrebbe compiuto, se fosse rimasto con noi, 68 anni. Sì, io, no? Ah, sì. E umanamente una volta mi hai detto che il più grande rimpianto della tua carriera è di non essere stato a Imola quella domenica dell'82 in Bosco, perché eri assente per un impegno di famiglia, quando accadde quello che gli appassionati sanno tra Pironi e Villeneuve. Ma dire che se ci fosse stato io le cose sarebbero state diverse è sbagliato, perché un conto è pensare le cose dopo, è un conto pensarle nel momento della vita, nel momento di dover prendere la decisione. Di certo non credo che il segnale che è stato fatto sia stato il più corretto, ecco, questo lo posso dire. Slow non significa niente, nel campo delle gare non significa niente. Forse loro avrebbero dovuto capirlo, dico io, forse. Sono del parere che non sia così. Purtroppo le cose sono andate come sono andate, abbiamo perso qualcuno di veramente grande che rappresentava, almeno per me, forse uno dei più grandi piloti che adesso ho conosciuto. Una volta mi hai detto non avrebbe comunque mai vinto un mondiale. Sì, perché dava se stesso completamente alla gara. Cioè, lui non era uno come poteva essere Niki Lauda, per esempio, il quale pensava al suo futuro. Lui pensava al futuro immediato. La corsa, per lui esisteva solo la gara, quella che stava interpretando. E un uomo che pensa così non può pensare a un campionato del mondo, perché uno che vuole diventare campione del mondo deve diventare un braccio corto, scusatemi se dico braccio, un braccio corto a tutti i livelli, non consumare niente, non rischiare nulla oltre una certa misura e mettere tutto nel conto. Lui non era così, lui correva perché la corsa era la sua vita e purtroppo lo ha anche dimostrato con morte, distraendosi perché non aveva fatto quello che secondo lui avrebbe dovuto fare. Senti, la Formula 1 di oggi ti piace, ti lascia indifferente? È un'altra cosa assolutamente non paragonabile a quella dei giorni tuoi? Ma io non faccio una questione di paragone, dico solo che oggi con le macchine, con lo sviluppo aerodinamico che hanno avuto, persino da un mio punto di vista brutto da vedere, hanno creato delle macchine per cui è difficile confrontare dei piloti. Secondo me loro schiacciano, diciamo, 10 piloti, li schiacciano tutti più o meno allo stesso livello, perché sono macchine che hanno un'aderenza grazie all'aerodinamica tale per cui anche un pilota medio figura quasi da grande pilota, perché può fare quello che fa un grande pilota nello stesso rischio nello stesso momento. Sono attaccate a terra come con la coda. Questo per me è sbagliato, è un grosso errore, soprattutto un grosso errore anche un altro fatto. Tutti si lamentano che non si vedono di più le cose che si vedevano una volta, per forza. Sono macchine che hanno usualmente, dico, 4 volte il carico verticale di cui avrebbero bisogno. Cioè hanno un margine di carico
sulle quattro gomme, per cui non hanno problemi di slittamento laterale. Una volta, voi vi ricordate che sulla frenata lunga e tirata allo spasimo per superare l'avversario, le macchine facevano così. Oggi non fanno più così, fanno dritto, non ci sono problemi. Però noi vediamo meno sorpassi, meno guerre, meno lotte tra i piloti, perché più o meno sono tutti su un tipo di macchina analogo. Senti, e stando così le cose, il pilota che a te piace di più, chi è tra i oggi. Contemporanei oggi? Onestamente non ce n'è uno. Perché voglio dire, ho delle simpatie personali che non sono corrette, perché dico che le macchine li ugualizzano tutti, cioè le macchine sono talmente sviluppate da un punto di vista meccanico e aerodinamico soprattutto, per cui i piloti sono più o meno sulla stessa fascia. Senti, invece, siccome l'ho visto qui, a questo mio parere, e lo salutiamo con un applauso ancora tra noi, che pilota era Arturo Merzario? Prima di tutto di Arturo Merzario bisogna parlare con un uomo. Bravo. Nella sua vita ha dimostrato di essere un campione, un grande stradista e anche un discreto corridore di Formula 1, di vetture particolari tirate, ma soprattutto ha saputo dimostrare di essere un uomo nei momenti difficili, di comportarsi come tale, sempre, sia quando era facile sia quando era difficile. Credetemi che per un campione del volante non è una cosa semplice. Quindi per Arturo i tip urrà. Di campioni che abbiamo qui anche Luca Cadalora, che è stato campione del mondo delle moto, e adesso è il tutor di Valentino Rossi, quindi applaudiamo anche lui. E ho rivisto con tanto piacere, perché erano giorni lontani quelli in cui lui era un tuo meccanico, il grande Uoghi, no? Che c'è anche lui qua. Visto che vuoi parlare male di Uoghi? No. Voglio solo fare notare una cosa. Che secondo me, se voi andate a vedere le foto che appaiono su Facebook, su tutti i social, chi è l'uomo più in vista? Lui. Hermano. Non c'è macchina di Formula 1, sport, razzi che vanno sulla Luna in cui non ci sono. Lui cercava i paparazzi. Sì, ma a proposito di meccanici, una volta mi ha raccontato, adesso tu magari dirai che non è vero, invece puoi precisare meglio l'episodio, mi sembra fossero sempre gli anni lì di Lauda, così che eravate a correre sempre in Formula 1 in Svezia, non lo so, e a un certo punto tu, c'era una pausa durante le prove libere, hai preso una specie di annaffiatoio e sei andato a bagnare le ruote delle macchine lì nella corsia box, e tutti i giornalisti eccetera, anche i concorrenti, a dire ma cos'è questa trovata di Forghieri, cosa rappresenterà, cosa significa, eh? E quando un meccanico ti ha chiesto, avendo studiato Harvard, ma se la Dea per, no, tu hai risposto perché la Dea c'è, è vero, no? Anche perché sapevo benissimo che quel po' d'acqua avrebbe raffreddato la pellicola superiore della gomma, che non serviva a niente, ma era un episodio che serviva per mettere un po' di curiosità agli altri. Infatti gli altri a qualcuno ha copiato. Guardate che nel campo delle corse anche la politica, come si può chiamare, una politica di ricerca, di mettere gli altri in difficoltà, serve molto. Io ricordo che alcune volte gli stessi nostri meccanici, magari anche cuochi,
facevano delle cose apposta perché gli altri guardavano e dicevano, sa fare. Siamo qui, è un trucco. Noi eravamo sempre lì che facevamo dei trucchi, loro dicevano, stanno facendo un trucco, lo guardiamo di modo che anziché pensare a migliorare la macchina, aspettavano di vedere che cosa combinavamo noi. Qualche volta ci è andata bene, qualche altra volta ci è andata male. Senti, dato che tu sei qui, Arturo è qui, Cuochi è qui, che cosa è rimasto dello spirito, se è rimasto qualcosa, della vostra Ferrari nella Ferrari del nuovo millennio? C'è qualche, perché comunque tu conosci anche gli ingegneri di oggi, so che ti adorano tutti, insomma hanno tutti una venerazione per quello che tu hai rappresentato nella storia dell'automobilismo, secondo me, e poi vivi dalle nostre parti, ecco, c'è ancora qualcosa di quel vostro spirito o i tempi sono troppo cambiati? Prima di tutto è rimasto qualcosa, il nome Ferrari è importantissimo, non dimentichiamo che il nome Ferrari serve anche dal punto di vista economico per la Ferrari stessa, se non ci fosse quel nome forse non riuscirebbero a vendere le macchine che vengono. Poi lo spirito che ha sempre fatto parte della squadra Corse Ferrari, secondo me è rimasto, non è più lo stesso perché non ci sono più le possibilità umane che c'erano oggi. La tecnologia d'avanguardia ha un po' ucciso l'umanità dei meccanici, non so se riesco a spiegarmi, cioè una volta il risultato di una squadra era molto dovuta allo sviluppo umano che i meccanici sapevano fare, oggi non è più così, oggi c'è l'aspetto tecnologico dovuto principalmente a tecnologie super moderne, quelle legate all'elettronica, quelle legate ai sistemi col computer, che uccidono un po' l'umanità dei meccanici, perché a un certo momento se davanti a una scelta il calcolatore o il simulatore ti dice che è bene che tu metta la gomma un po' storta, tu la metti storta, e se anche il meccanico dice ma fammi di roll, non lo aspettate, la mettete storta, perché davanti a un calcolatore purtroppo noi da un punto di vista umano siamo troppo deboli. Io stesso vi dico, sono, e del resto pensate se un sistema di simulazione moderna, più di calcolatori, facciamo tutto un lavoro, alla fine salta fuori che bisogna dipingere la macchina, diciamo. Guarda che se lui dice noi la punta la fa fine, no? Queste cose. Chi di noi dirà no, non la dipingiamo di giallo ma di blu? C'è qualcuno che ha il coraggio? Nessuno. Voglio dire, siamo troppo legati a questi sistemi moderni di analisi e di sviluppo. Beh, adesso hai letto che addirittura nelle Marche fanno scegliere da un algoritmo il posto in cui costruire un ufficio, eccetera, perché si dice che ormai queste logiche sofisticatissime, numeriche, eccetera, contano più addirittura di quello che può pensare il cervello umano. Sì, una cosa poi ci dobbiamo concludere perché io e te siamo anziani, siamo stanchi. Anche se staremo delle ore. Mi sta quasi uccidendo. Tu sai che ormai c'è un boom di sedute spiritiche, no? Io trovo solo gente che mi ferma per strada e mi dice Enzo Ferrari questa cosa non l'avrebbe fatta, oppure questa cosa non l'avrebbe, che io dico a tutti, ma cioè avete fatto una seduta spiritica, avete parlato con lui, perché è strano che tutti siano in grado di conoscere quello che sarebbe stato il pensiero del vecchio. Però siccome Marchionne ne ha ragionato in pubblico recentemente, tu cosa pensi della Ferrari che si mette a fare un SUV? FUV l'ho chiamato io, ma un SUV, cioè secondo te ci sta, è un segno dei tempi, è sbagliato, come la pensi? Con un uomo come Marchionne sicuramente è una cosa da fare, perché lui vuol fare i soldi, e fare i soldi col nome Ferrari è abbastanza facile, anche facendo un SUV, perché chi vuole mai che ci sia al mondo uno pieno di soldi che non compra un SUV col nome di Ferrari? Quindi tu lo faresti? Lo farei anch'io, insomma. Come del resto la Ferrari ha fatto nel passato delle vetture che non erano delle vere Ferrari. Per esempio, non so, io ricordo di Assunzione, l'ultima testa rossa,
Chi di voi dice che è una bella macchina? Io no. La TR. Nessuno. La TR. Però, testa rossa ultima, quella con tutti. Voglio dire, però è una macchina che ha venduto parecchio ed è stata per la Ferrari qualcosa di positivo. Però non è stata una delle belle macchine Ferrari. Allora io andrei a concludere con evocando una cosa che una volta mi hai detto in uno di questi incontri e mi ha colpito molto, perché non abbiamo ancora parlato di lui se non in maniera come abbiamo fatto ora implicita, cioè il tuo rapporto con Enzo Ferrari. E tu una volta mi hai detto: io penso che il mio rapporto con lui, alla fine tu sei uscito dall'azienda a metà degli anni 80, Ferrari è ancora vivo per quanto molto anziano, si è chiuso in pareggio. Cioè, lui mi ha dato, io gli ho dato, e anzi, hai detto una volta, forse sono io che ho dato qualcosa in più a lui. Adesso, a distanza di tanto tempo, tra l'altro il mese prossimo è il 120° anniversario della nascita di Enzo Ferrari, come rivedi questa vostra relazione che è durata così tanto e che ha cambiato per sempre e in meglio la storia dell'azienda di Maranello? Innanzitutto devo dire che io sono uscito quando mi sono reso conto che Enzo Ferrari stava arrivando alla sua fine, 2 anni prima che andasse. Io, cioè, non ero fatto per rimanere lì, io ero stato un uomo di Enzo Ferrari per tutta la vita, non potevo stare lì a vederlo morire. Per me era una cosa da cui che rifuggivo, perché lo vedevo pian piano perdere quelle caratteristiche che avevano fatto di un uomo, per quanto valido, Enzo Ferrari. Quindi non lo accettavo. Infatti io, quando andai da lui, gli dissi: devi scusarmi, io do le dimissioni. Lui me le fece rigettare, poi me le fece accettare, alla fine capì che io me ne andavo per un motivo personale molto profondo. Devo dire che capì tutto. E allora lì passammo un'ora a chiacchierare senza più avere quel rapporto Enzo Ferrari, Mauro Forghieri, piccolo uomo, Enzo Ferrari. E ci siamo detti delle cose che mi hanno fatto molto piacere e che non ritengo di dover dire. Perché sicuramente io devo molto alla Ferrari. Se uno mi chiede un bilancio non sono in grado di farlo. Posso solo dire che io ho dato tutto quello che potevo. È ovvio che ho preso anche tutto quello che potevo e probabilmente ho avuto molto di più dalla Ferrari di quanto io sia stato capace di darle. Ho dato il meglio di me stesso, quello che era, e ho preso dalla Ferrari tutto quello che potevo. Ma è stata una cosa automatica, non è che io ho preso, ho dato. Per me la Ferrari era la mia vita, lo è stata. E per la Ferrari io sono stato una persona abbastanza importante da un punto di vista unico. Allora guarda, l'ultimissima cosa: che progetti hai per i prossimi 83 anni? Cioè, quando arrivi a 166 io non ci sarò più, ti intervisterà qualcuno più fresco, più lusso di me, cosa pensi? Oltre a sposare me, ovviamente. Io non posso anni. Rispondere come dovrei rispondere, perché sono delle signore. Però lui può capire cosa avrei risposto. No, io cercherò ancora oggi, se posso, quando chiedono il mio aiuto, di darlo per il piacere di darlo, non perché non credo di poter chiedere soldi o cose del genere. Io, se me li vogliono dare, li prendo sicuramente. Però voglio dire, io posso solo essere uno che aiuta in certe situazioni della gente che deve fare determinate cose, perché vi voglio ricordare che purtroppo tutto quello di realizzato Ferrari e che è fatto di lamiere, di fusioni, purtroppo la stragrande maggioranza dei disegni non esistono più. No. È una grossa mancanza. Non so di chi possa essere mancata, probabilmente di tutti noi. Perché a un certo momento è stato deciso che determinati blocchi di disegni erano un disturbo e sono stati distrutti.
Fortunatamente ci sono stati dei disegnatori che hanno raccolto qualcuno dei disegni che loro avevano fatto, qualcun altro li ha fotografati, un pochino di roba è rimasta. Poi soprattutto ancora oggi gli uomini che hanno progettato e che sono stati il cuore della Ferrari ci sono ancora, e questo è molto importante. Del resto la Ferrari sarà obbligata a svilupparsi, a cambiare, perché cambia il mondo, cambia anche la Ferrari, anzi è già molto cambiata, quindi è una cosa che va accettata. Non potete più pensare di vivere in un'epoca in cui l'aspetto umano era quello che governava, non è vero. Oggi purtroppo l'aspetto umano non è più importante, c'è l'aspetto tecnologico di informazione e di sviluppo che è quello che condiziona tutto, nel bene e nel male. Allora io credo a nome di tutti ti ringrazio tanto tanto tanto, auguri, ci vediamo fra 17 anni quando tagli il traguardo del secolo. Grazie.